Buongiorno, buongiorno e buona domenica a voi. Allora, era normale che quello che sta accadendo aprisse un enorme dibattito nel paese e questo ovviamente anche all'interno del centrodestra e anche all'interno dei social e dei vari gruppi e quindi anche nel nostro canale. Un po' meno quando non si accettano le idee di tutti e c'è qualcuno che pensa di passare ad insulti e ad atteggiamenti che insomma sono poco accettabili. Per fortuna sono veramente pochi che hanno questa cattiva abitudine e questi comportamenti. Ora, siccome a me piace invece rispondere alle persone perché qualcuno mi ha scritto che così non rispondo, che scappo, è evidente che talvolta non è semplice rispondere proprio a tutti. Allora ho pensato bene, a meno che non avrò dei contrattempi che di questo vi informerei chiaramente in tempo utile, vorrò fare una live martedì sera a partire dalle 21, cioè per 2 ore potrete farmi le domande alle quali io cercherò di rispondere. Chiaramente non dovete collegarvi tutti alle ore 21, anzi forse è meglio che dilazioniamo gli interventi, che magari qualcuno si può anche collegare alle 22, alle 22:30, perché io sarò per 2 ore a disposizione per rispondere a tutte le domande che voi pensate di dovermi fare. Ripeto, assolutamente non scappo dalle situazioni, conosco perfettamente alcune cose che mi avete scritto, tipo, ma tu lo sai che Giorgia Meloni fa parte di Aspen? Ma certo che lo so, ci mancherebbe altro. Ma tu Dario hai cambiato idea? Ma tu... Ecco, tutte queste cose, a queste cose vorrò rispondere. Ora però chiariamo alcuni aspetti perché è doveroso. Allora, io ritengo che la cosa fondamentale per il centrodestra è andare ad elezioni. Credo che su questo, almeno io la penso così, non ho mai avuto dubbi, l'obiettivo principale rimaneva e rimane elezioni. No, questo credo che sia fuori di dubbio. E poi però bisogna fare i conti con la realtà. E capite, noi non possiamo costringere con la forza, ci mancherebbe altro, colui che deve decidere se mandarci ad elezioni o no, e cioè Sergio Mattarella. Se Sergio Mattarella, per ragioni che ben comprendiamo, che sappiamo perfettamente, anche in questa circostanza non ha voluto rivolgersi agli elettori che sono sovrani, in qualche modo non ha voluto rispettare il primo punto della Costituzione, ma ha voluto dare l'incarico a Mario Draghi, noi obiettivamente dobbiamo prendere atto della realtà, no? Mi sembra evidente. L'altra, quindi da questo punto di vista la mia idea rimane quella e non l'ho mai cambiata, cioè ritengo che si debba andare ad elezioni, ok? Seconda cosa, Mario Draghi. Continuo a pensarlo, ve l'ho detto il primo giorno che è uscito il nome di Mario Draghi, ma l'ho detto anche nei mesi precedenti, quando avevo preannunciato l'arrivo di Mario Draghi. Mario Draghi è un uomo dei poteri forti, è un uomo delle banche, della finanza, è un uomo che difficilmente farà gli interessi del popolo italiano e gli interessi dell'Italia, perché siccome ragiona in termini di globalista, io invece mi schiero dall'altra parte, ovviamente non mi può star bene la politica di Mario Draghi. E però Mario Draghi in questo momento è stato messo lì da colui che decide chi mettere a capo del governo e a chi affidare il governo, e cioè sempre Sergio Mattarella. E quindi noi dobbiamo prendere atto di queste situazioni, capite? Cioè non ci possiamo fare nulla, non possiamo abbattere gli avversari, no? Ci mancherebbe altro, siamo in un regime di democrazia, io sono contro ogni forma di violenza, almeno io la penso così, e quindi dobbiamo accettare quello che è stato deciso, cioè niente elezioni, Mario Draghi, e cercare di adottare la migliore strategia possibile per il centrodestra. Veniamo da un altro fatto. Qualcuno mi ha accusato, ma tu su Salvini hai cambiato idea e hai scritto che se Salvini avesse
appoggiato Mario Draghi, se fosse entrato nel governo di Mario Draghi, gli avresti tolto il voto, non l'avresti più votato. E attenzione, cioè non sono io che ho cambiato la mia opinione, io rimango di quell'opinione, ma se lo scenario cambia, è evidente che uno deve anche cambiare il proprio modo di pensare e la propria strategia, e mi spiego meglio. Cosa dicevano i grillini 72 ore fa, quando io ho fatto quell'affermazione? Noi mai con Draghi, Draghi assolutamente è un uomo dei poteri, noi l'abbiamo sempre combattuto, questo è sicuro, noi non possiamo andare con Draghi. Ma questa volta non lo dicevano solamente i Di Maio e De Battisti Crimi, ma lo diceva addirittura Grillo. E quindi poteva sembrare che fosse una cosa un po' più da prendere in considerazione. Poi, per carità, qualcuno mi potrà dire, ma era normale che non fosse così, si vedeva, su questo posso essere d'accordo. Però io sono partito da quella posizione del Movimento 5 Stelle. E voi capite, siccome in quel momento era ancora importante seguire l'evoluzione dei numeri, perché poi in democrazia contano i numeri, è evidente che con fuori il Movimento 5 Stelle, a quel punto Matteo Salvini, se fosse entrato al governo dando la fiducia a Draghi, il governo avrebbe potuto iniziare la sua opera, cioè Draghi sarebbe stato messo lì definitivamente da Mattarella, ed evidentemente questo andava contro il nostro interesse di andare alle elezioni, quindi sarebbe stato sbagliato da parte di Matteo Salvini. Ora però poi lo scenario è completamente cambiato. Perché? Perché 48 ore dopo, incredibilmente, il Movimento 5 Stelle non solo non ha deciso di non appoggiare Draghi, ma addirittura di entrare nel governo di Mario Draghi. Evidentemente a questo punto i numeri cambiano, perché sappiamo che il partito di maggioranza sia alla Camera che al Senato è il Movimento 5 Stelle, che ha addirittura 92 senatori. Voi capite, oltre il 50% dei senatori che servono a Mario Draghi per avere la maggioranza sono del Movimento 5 Stelle. Capite? Questo è il problema. E allora che la Lega, Fratelli d'Italia, stino dentro o fuori numericamente, a questo punto non ha più alcuna rilevanza, è indifferente. Però qual è il discorso? Che evidentemente tanti di voi, mi fa piacere, l'hanno sottolineato, stando a questo punto dentro alla maggioranza, dentro al governo, questo ha spiazzato, perché questa è una realtà, completamente i partiti della vecchia maggioranza, perché è evidente che in questo momento potranno spartirsi di meno la torta che loro pensavano di essere a loro appannaggio, perché è chiaro che dei ministeri spetteranno anche a Forza Italia e a Salvini. E tra l'altro io avevo detto un'altra cosa, che se i numeri non sarebbero stato un problema, nel senso che il Movimento 5 Stelle confermava il suo appoggio a Draghi, tanto valeva che tutto il centrodestra entrava al governo per rompere ancora di più le uova nel paniere alla sinistra, che aveva pensato, no, di fare un'azione furba, quella di riproporre la stessa identica maggioranza semplicemente cambiando Giuseppe Conte con Mario Draghi. Quindi sono strategie politiche, cioè io non ho cambiato idea nella maniera più assoluta, ma se cambia lo scenario evidentemente bisogna cambiare anche la propria strategia. Ed ecco perché ho continuato a dire ieri, insomma, questa mossa di Salvini non la considero sbagliata, la considero una mossa che può mettere in difficoltà il centro-sinistra, la vecchia maggioranza. Ora, sarebbe stato chiaramente ancora più incisiva questa azione se anche Giorgia Meloni a questo punto fosse entrata, o perlomeno io mi auguro che si astenga a questo punto. Ora, per quanto riguarda sempre Salvini, no? D'altronde avete visto ieri, subito si sono affrettati quelli della sinistra a dire che Matteo Salvini di colpo è diventato un europeista. Ma voi ci credete veramente? Ma quando mai?
Ma quando mai? Matteo Salvini è quello di prima, non ha cambiato, sono loro che sono un po' stupidi oppure volutamente fanno queste affermazioni. Matteo Salvini ha ragionato strategicamente, ma non ha cambiato una virgola quello che lui pensa sull'immigrazione, sulla giustizia, su quota 100, su Draghi, perché credo che su Draghi lui abbia la stessa idea che aveva 6 mesi fa, un anno fa. Ma semplicemente è strategico in questo momento entrare a far parte del governo per poter incidere maggiormente. Quindi ripeto, non ho assolutamente cambiato il mio punto di vista, che è identico contro Mario Draghi, che per me è uno che semplicemente rappresenta i poteri forti, contro questo tipo di Europa, contro questo tipo di maggioranza per le elezioni. Questi saranno sempre i miei caposaldi, però talvolta bisogna fare conto con la realtà e adeguare la propria strategia alla nuova realtà che di volta in volta ci si presenta davanti. In conclusione vi ricordo che cercherò, ve lo confermerò stasera o domani mattina, di fare questa live martedì sera a partire dalle ore 21 fino alle 23, dove potete farmi tutte le domande che desiderate. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.